Ciao a tutte, carissime amiche e carissimi amici, bentornati sul mio canale. Sono in procinto di mettere le lenzuola in lavatrice per lavarle e vi faccio vedere un consiglio per lavare appunto le lenzuola scure. Allora, queste lenzuola non sono mai state di un blu molto più acceso di questo. Sono lenzuola che ho da diversi anni, però diciamo che il colore era appena appena più accentuato di questo di adesso, però io vi faccio vedere appunto come lavo le lenzuola scure e come faccio, come le stendo per non, diciamo, per non farle scolorire eccessivamente. Allora, io vado ad inserire le lenzuola in lavatrice, cerco di inserirle piano piano, come farete sicuramente anche voi. Benissimo, perché molti di voi mi hanno chiesto dove metti il detersivo, dove metti l'additivo o la candeggina delicata, vi faccio vedere. Allora, questo è il sapone che io ho creato con la saponetta solida, con il sapone solido da bucato. Vedete? È bello liquido. Poi io vi farò il video, promesso, in questi giorni. Vi andrò a fare il video, chiaramente l'ho messo nel packaging del detersivo pavimenti Alba, non fateci caso. Quindi vado a prendere la pallina dosatore e vado a mettere il detersivo. Vedete com'è bello liquido? Io non l'ho né passato con il mini primer, poi vi farò il video e vi farò vedere appunto come ho fatto questo meraviglioso detersivo, che è ideale sia per il, diciamo, la lavatrice che per il bucato a mano, soprattutto per la lavatrice. Vado a mettere all'interno della lavatrice l'oblò. Io quando vado a lavare vado a lavare i capi bianchi, vado a mettere dei gradi molto alti perché devo andare comunque a sbiancare. In questo caso vi faccio vedere che vado a mettere 40 gradi, non di più, perché sennò poi si vanno veramente a scolorire tantissimo. Per igienizzare vado a prendere questa candeggina delicata della Coop, che ho comprato da poco, e vado a mettere, vi alzo un attimo, in questa parte qua un po' di candeggina, bene, per andare a igienizzare. Adesso parto con la lavatrice. Parte e vai, ecco qua, sta partendo. No, non ho chiuso bene l'oblò. Parte, no, vabbè, no, scusate, nulla, ci voleva una bella ginocchiata, una bella spintarella. E la mia lavatrice è partita. Un altro consiglio che io vi do, proprio per evitare che le lenzuola scure si possano con il sole scolorire, è quello di stenderle con la parte colorata all'interno, proprio per evitare che il sole diretto, per chi stende i panni con sole diretto, per evitare che appunto il sole con la luce diretta le possa andare a scolorire. Nulla, questo è il mio mini video, spero che vi piaccia. Una volta online, avete visto che bello questo sapone,
È una meraviglia e poi è bello lento perché ogni qualvolta che poi vedi che si solidifica devi mettere un po' di acqua. Comunque questo è un video che prossimamente io vi farò. È un detersivo per lavatrice che non fa tantissima schiuma perché parliamo sempre di sapone. Solido da bucato, quindi non è molto schiumoso, quindi i capi vengono comunque lavati bene perché all'interno c'è un igienizzante e nulla. Io a giorni vi farò il video anche perché una volta che andrò a terminare questo andrò a fare l'altro detersivo. È un detersivo ideale proprio per la lavatrice, per lavare le lenzuola, è molto delicato, ma anche per lavare tutti i capi delicati in lavatrice. Bene, spero che questo mio video consigli vi piaccia una volta online. Ricordatevi di stendere la parte colorata all'interno e non alla luce diretta del sole. Un bacione e alla prossima. Ciao!